Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina e Lava. Cosa faremo oggi? Oggi faremo un buonissimo Krabby Patty, quelli che faceva SpongeBob, vi ricordate? Infatti SpongeBob aveva questi strani panini tipo Big Mac con l'hamburger, l'insalata, pomodori, tutte quante robe. Vogliamo riprodurlo con voi, perciò vediamo insieme gli ingredienti. Abbiamo preso dei cetriolini sott'aceto, degli hamburger con il sesamo, potete anche usarlo senza se non vi piace, hamburger, abbiamo delle sottilette, i pomodori, delle foglie di lattuga e le cipolle. Mentre per cuocere gli hamburger avremo bisogno del sale, il pepe nero, l'olio e una spatola. Ricordiamo inoltre che negli episodi di SpongeBob ricordavano chiaramente che c'era un ingrediente segreto che ovviamente non sa nessuno cos'è, perciò abbiamo deciso di fare qualcosa a scelta di personale, quindi abbiamo deciso di scegliere due ingredienti che stanno bene nel panino e che a noi possono piacere: una scamorza e della pancetta. Fase 1. Iniziamo a scaldare la padella e a metterci sopra l'olio. Quando sia l'olio che la padella saranno caldi, mettiamo gli hamburger che dovremo cuocere prima da un lato e poi dall'altro. Mi raccomando, ricordatevi che se l'hamburger è di carne suina deve essere ben cotto, altrimenti potete decidere se tenerlo al sangue oppure no. Dopo aver cotto l'hamburger mettiamo sopra una sottiletta, però fatelo a fuoco spento, sennò si scioglie e finirà tutta sulla pentola. A questo punto mettiamo la pancetta nella pentola per renderla il più croccante possibile. Ricordatevi che più croccante è, meglio è. Fase 2. Ora cuociamo le cipolle. Mi raccomando, dovete soffriggerle, addirittura friggerle, perché daranno un fantastico sapore e saranno anche abbastanza croccanti. Ovviamente non quanto il bacon. Ora iniziamo a comporre il panino. Partiamo dal pane e dopo sopra un fantastico letto di lattuga. Sopra due fette di pomodoro e sopra il pomodoro ci mettiamo le cipolle che abbiamo cotto in precedenza. Sopra le cipolle mettiamo l'hamburger con il formaggio, dopo scottiamo leggermente la scamorza e la mettiamo nel panino, sopra l'hamburger, sopra il bacon croccante, mettiamo le salse e lo chiudiamo. Ed ecco a voi il nostro Krabby Patty. Mandateci le foto dei vostri panini e vediamo un po' se saranno buoni i vostri oppure i nostri, ovviamente i nostri. Direi. Ciao ciao!